Bentornati a Ombre su Crash Bandicoot 4, It's About Time. Nell'episodio precedente abbiamo affrontato due livelli, fai una giravolta e fa con calma. Belli tosti come sempre, le gemme purtroppo non le ho prese tutte, non è una novità ormai. Si è sbloccato un nuovo livello di Tauna, pozione di folli che magari vedremo dopo o nel prossimo episodio, perché adesso voglio andare avanti con i livelli standard perché vorrei cercare di sconfiggere Nitrous Brio in questo episodio. Poi abbiamo un nastro flashback che è rimasto indietro, quindi anche qui c'è un altro livello. Ci sono invece dei nastri che non ho potuto prendere durante, credo, anche questi due livelli qua, perché bisogna giungere fino al nastro senza morire. L'avevo già detto, però non ero sicuro. E quindi sì, bisogna arrivare fino a quel punto senza morire, per cui bisognerà anche rifare quei livelli lì. Per questo motivo. Va bene, comunque, detto ciò, andiamo avanti. Sbilanciamento. Ed entriamo. Gioca a livello. Perfetto. Vediamo cosa ci attende questa volta. Eccoci. Ormai non ci spero più neanche al fatto che sia un livello, diciamo, semplice. Sono tutti stradifficili. Qualcosa che hai già avuto, una ricompensa, ovvero? Cristalli? Gemme? Vabbè, andiamo avanti. Dunque. E questi? Proviamo a roteare. Perfetto. Ok. Sempre un rischio fare questa mossa qui. Ogni tanto, non lo so perché, mi prende la cassa anche di sopra e esplode tutto. A volte no e a volte sì. Boh, vabbè. Abbiamo qua intanto Coco con questa skin. Non è quella che abbiamo utilizzato l'altra volta, giusto? Ecco, l'avevo già cambiata, non mi ricordavo. E qui? Salta per correre sul muro. Ehi. Oh, oh, oh. Cavolo. Bisogna anche risaltare in fondo. Va bene. È ottimo. Ottimo. Si è aggiunto ancora qualcosa, quindi un ulteriore livello di difficoltà. Ok. Non ci avevo neanche fatto caso che c'era il muro. Vai via. Checkpoint. Queste. Non si può un'occhiata sopra. Non c'è niente. Perfetto. Tiac. Vedo una cosa brutta qui. Mamma mia, no. Ditemi che non è vero. Devo saltare lì e saltare di là. Allora, di qua non c'è niente. Aspettate, fatemi prendere. Sì, lo so. Due frutti Boomba, però. Allora. È un casino qui. Perfetto. Più o meno. Stavo per crepare, ma d'infarto, ma va bene. Allora. Questa è palesemente una trappola. Ma ci sono solo i frutti? Ok. Maledetti. Va bene. Gira. Ah, non si può girare. La visuale, intendevo. Allora. Oh. Ok. Come ho fatto a prendere le casse? L'ha presa quella pianta? Meglio così, insomma. E qui c'era invece il muro. Non serviva a nulla. A saltare solamente forse le trappole. Va bene. Ehi, cassina qui. Ok, check. Via te. Allora. E qua si ride. Oh, non si ride. Anzi, cioè, si ride di felicità però. Boom. Qui là. Vanno parecchio veloci, cacchio. Uè, mega frutto Wumpa. Tac. Non c'era niente sopra? No. Si sa mai. Questo gioco è pieno di segreti. Quindi sempre meglio controllare una volta in più. Oh mio Dio, però. Piano. Piano. Ok. Ok. Boh. Avremmo lasciato qualcosa indietro? Speriamo di no. Ah, c'è Akano. Akano si chiama, giusto? È figo utilizzarlo.
Però è pericoloso allo stesso tempo. Ecco perché... madonna. Va parecchio veloce, cacchio. Non è che si blocca. Continua a roteare e si rischia di cascare in mille modi. Via di qua. Grande nastro flashback. Non sono morto. Incredibile. Qui ho avuto una fortuna allucinante comunque. Vai. Bene. Andiamo di qua. Porco demonio. Levati. Levati. Ok. Ecco perché dicevo io. Forse, non lo so, sto troppo vicino, cioè quando esplode perché sono troppo vicino, bisogna stare leggermente più indietro, boh, non lo so. Cavolo però, quanto mi scoccia aver perso un Aku. Io non ti voglio sentire, quindi è inutile. Allora, di nuovo. Bel mega salto. Vai, vai, non è che abbia saltato molto bene. Salta indietro. Oh mio Dio. Bastardi. Non l'avevo visto che non avevo saltato benissimo. Però credevo di farcela lo stesso. Qua. Porco demonio. No. Dai, ho perso tutti e due gli Aku. Volevo vedere qua su, ma no. Ma quando ci provo non c'è mai niente. Quando lascio invece c'è qualcosa, vabbè. Ce l'ho fatta a perderli tutti e due, eh. Dannazione. Dai, va bene. Oh, i bonus. Vediamo che cosa si sono inventati questa volta. Tac. Dunque. Qua temo... Oddio. Aspettate un secondo. Temo che io debba correre. Qua sopra non si può andare? No, ok. Mi sa che devo correre, però perdo le vite qua. Ah beh no, ok, adesso posso tornare indietro e riprenderle. Ce la faccio. Bastardi. E perché quando si saltava sopra le TNT si saltava in automatico e quindi si perdeva tempo. Qui bello, molto. Insomma. Via, riproviamo. Via. E se avessi avuto Aku qui mi avrebbe fatto comodo. In realtà è solo un saltino. Sembra facile, ma è sicuro che non è mai facile saltare le nitro così a filo. Via. Fatto. Levati. Vai. È andato. È andato. È andato. Siamo quasi a metà. Tra l'altro anche delle casse. Ottimo. Abudgba. Di qua? Di qua. Qui si può andare in giù? No, ok. Ho sentito il rumore. E te? Via. Ok. Occhio, 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 occhio. Questi cadono, ma sicuro come la morte. Vai, vai. Bene. Via. Check. Ottimo. Oh, raga. No, vabbè. Non diciamo niente, non diciamo niente, per favore. Ecco. Vedi perché non devo dire niente? Maledizione. Avevo anche saltato benino, mi sembra. Dovevo aspettare un po' di più. Vabbè, oh. Che cacchio ne sapevo che c'era un salto così lungo da fare. Bastardi. Fermo lì. Attenzione che ci spinge contro le nitro. Saltalo e poi colpisci. Niente, ce la si fa. Oh. Giù, spero non ci fosse niente. Mi sembra di non aver visto niente. Qua. Ottimo. Che infami però, dai. Io ve l'ho detto, ragazzi, dai. Cioè, ma prendere subito al primo tentativo là. La gemma è impossibile. Intendo quella delle morti, eh.
Là ci sono casse. Non so se ci si va dopo. È impossibile prendere tutto subito, dai. Come cacchio facevo a sapere che lì mi avrebbe buttato di là? Adesso io come faccio? Forse devo andare senza nemmeno saltare. Proviamo. Ok. Sopra c'era qualcosa? Ci sono delle nitro. Non vorrei che ci fosse la strada per arrivare a quelle casse di là. Ci devo andare. Devo andare a vedere comunque. Proviamo. Ok. C'è... Ah no. Perfetto. Credevo ci fosse il buco di sotto. Qua? Ci arriva? Teoricamente. Qua. Ok, c'è la TNT. Infatti, cavolo. Non vedo, non so cosa c'è sotto. Madonna. No, 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 no. Ferma, Coco. Allora, adesso facciamo così. Bene. Bene. Forse non c'era neanche bisogno di attivare la maschera. Però, ormai l'ho attivata. Madonna. Perché non c'è... Allora, facciamo così. Ecco. Via. Ottimo. Più o meno. Dunque. Qui devo saltare e basta. Poi fa tutto da solo. Da sola. Vediamo. Però quando si giunge in fondo bisogna comunque rischiacciare X. Perché sennò credo che si caschi miseramente. Bene. Qua veloce. 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 Sì, ma... Urco demonio. Urco demonio. Ma come cacchio si fa? Ma sono matti. Come faccio a passare di là? Ai. Ragazzi, è impossibile. Bah. Vabbè. Allora. Vai. Via. Ok. Cioè, era impossibile quel pezzo, o sbaglio? Madonna. Ok. Qua c'è una bellissima nitro. Facciamo così. Quante volte sono morto? Due. Oh. Salta. Salta. Non credo che salti in automatico. Cioè, non voglio rischiare, ma credo di no però, eh. Credo di no. Poi abbiamo una TNT. Vabbè, qui è facile. Facciamo così. Così e via. Poi, qui c'è un uccellino. Non serve a niente, allora via. Perfetto. Cosa ci aspetterà di là? Speriamo ci sia da fare qualche salto. Ecco, perfetto, tipo questo. Ok. Non mi piacciono questi salti qui, dove bisogna materializzare mentre si salta, per l'appunto. Porco Giuda, mi stavo... Marco Demania! Credo che era da fare così, ma giusto un pelo meglio. No, dannazione. Mi sa che, ragazzi, sento puzza di niente gemma delle tre vite. E io ci provo, ma... Non è proprio una cosa fattibile, dannazione, la prima volta. Tra l'altro forse riesco anche a no, però se salto sopra qui dopo la cassa si rompe. No, ok, si può fare. Perfetto. Adesso io qui devo saltare. Oh mio Dio, ma che cacchio mi fanno fare qua? 2, 3, 4, 5. Oddio santo. Allora, qua devo saltare e poi materializzare, giusto? Sì. Che infarti, ragazzi. No. Cos'è? Madonna. Calma. Cioè, mi stai dicendo che devo fare la spanciata e poi materializzare subito? No, non è fattibile, dai. Io provo, ma... Ok. No, è fattibile, in effetti, però... Madonna.
Madonna! Madonna! Check! Ti prego! Io vi giuro, ragazzi. No, è difficile. No, veramente, eh? Cioè, qui hanno veramente fatto qualcosa di assurdo. Dunque. Ah, casse. Molto bene. Là ci sono delle nitro, quindi devo smaterializzarle mentre salto, ma dopo avere rotto queste casse qua. Se faccio così, niente. Vabbè, ok, addio gemma. Maledizione, lo sapevo tanto che sarebbe successo. Ma vedi che dopo ti viene subito. Ma la prima volta non viene, ragazzi. Cioè, non viene. Poi è una meccanica nuova questa qui dei salti, quindi non è facile da fare subito. Peccato però, eh. Ero riuscito a fare... A passare dei punti non so come. Poi sono andato a crepare lì, in quel saltino del piffero. Vabbè. Oh. Calmi. Niente. Non devo distruggere questa, ma... No. Adesso sì. Chi sono quegli esserini là che ci guardano? Allora. A parte che le casse... Ne mancano... un'infinità, non so come. Mancano un'infinità di casse. Perfetto. Cioè, tipo, vedo più di 40. Possibile? Questo cade? Cade. Ma come? Ma lì c'era una cassa, però. Cacchio. E ormai, visto che tanto la gemma delle morti non la posso prendere, proviamo almeno a prendere le casse. Ma no, anda qua, però. Perché era qua giù? Vabbè. Mi sembra abbastanza difficoltoso lì. Boh. Riproviamo. Non potevano darmi il check qui, no? Devo far fare quel pezzo maledetto del muro. Ok, ho rotto la cassa sbagliata, ma fa niente. Allora. Cioè, io qua non posso aspettare. Non so se lo sanno. Facciamo così. E adesso... Nasce il fuoco e io crepo, giusto? Ma com'è fattibile? Cioè... Vabbè. Porco demonio, che cacchio ho fatto qua? Va bene, ragazzi, se qualcuno può dirmi come cacchio si fa a non crepare qui, me lo dica. Allora, salto su quei cosi, si rompono, non posso aspettare che vada via il fuoco, devo saltare subito, salto subito, ma c'è il fuoco di là. E quindi non riesco a fare una bene amata ceppa di niente, ecco. Guarda, guarda. Ah. No, perché? Vabbè, ma sarete dei bastardi nella vita. Ma scusa, ma non potevano mettere l'uscita un po' più avanti? Dovevo distruggere... Che basta. Questa... Ecco, qui ho ragione io. Non c'è niente da fare. Cioè, hanno messo l'ingresso a fianco, dannazione, all'attivatore. Volevo almeno vedere quante nitro scoppiavano per capire se magari avevo preso tutto, perché... Se attivando quel coso lì vedevo che ne mancava solo una cassa, era quella lì in alto, che c'era un po' più indietro. Se invece ne mancavano di più, pazienza. Così non lo saprò mai. Bastardi infami. Sono contento di aver fatto quel livello perché mi sembrava parecchio difficile. Guai in vista. Però sono stati dei bastardi. Oggettivamente, dai. Non potete dire di no. Ecco. Mi sono appena avvicinato lì. Va bene. Ok. Allora. Ci sarà una cutscene su Brio, immagino. Ma bene, siete arrivati. Ecco il vostro meritato premio. Aspetta, eccoci. Vedremo questa volta come si comporterà il buon caro e vecchio Brio.
Ecco. Ah, ci sono sempre loro. Va bene, ok. Sempre gli slime da combattere. Però si è evoluto un pochettino, dai. Diciamo così. Uno. Ok. Che diamine è? Porco demonio. Che diamine... Ah, questa qui era... Cioè, è... una di quelle modalità nuove che si può fare, credo, anche nei livelli. Non so quando e come, però dovrebbe essere forse la modalità inverted. O inverted era quella da fare al contrario, il livello. Non mi ricordo. Comunque è una modalità nuova, credo. Con quello stile grafico lì. E però la usa anche Brio, diciamo così. Mi sta un po' sulle balle perché sono morto già due volte. Maledizione, maledizione. Vai, Brio, su. La faccia sì. No, la faccia no, la faccia sì. Allora, quelle molto lontane non ci arrivano neanche, ma... Ma come si fa a buttarsi di sotto così? Ma io ho no comment. Sto morendo decisamente troppe volte. Non va bene per niente. Ma per niente. Allora. Ecco. Adesso è difficile, cacchio. Ma non perché ci sono sti colori strani. Perché lancio un sacco di boccette. Guarda che lavori. Allora. Tac, ok. Vediamo adesso cosa succede. Ti prego, non fare cose stupide. Si trasforma in Hulk, perfetto. Dai. Ah. Maledetto. Ah, aiuto. Dovrò saltargli sopra? Ah. Io avevo... Preso. Grande Akano. Ancora, ancora. Sì. Ancora, Akano! Ah, lo devo buttare sotto. Ok, ci sono. Perfetto. Aiuto. Mi prende. Madonna. No, dai. Ma vediamo se ripartiamo dall'inizio, da qui, da qui. Ok, almeno quello. È bastardo però, perché... ci chiude in un angolo, non è facile schivarlo. Bisogna fargli fare i giri molto molto larghi, altrimenti ci colpisce per forza. Via. Vai giù. Allora, boh, non so. Forse devo utilizzare Akano anche per scappare. Mi sa che è la cosa migliore. Mi sa di sì. Sì. Decisamente. Anche se è rischioso perché ha dei saltoni, dannazione che... Ok. Vai. 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 Perfetto. Cosa diamine c'è adesso? Orco demonio. Piano, piano, piano. Ma... Oddio. Ah, mi colpisce lo stesso. Ok, però... Ma ve l'ho saputo prima. Cioè, mi lancia di sotto, potenzialmente. Però non mi sconfigge. Se ho la maschera, perlomeno. Fatto! Ok. E ora, per il test finale... assaggiate la mia furia rettiliana. La mia cloaca. Andiamocene da qui. Che diamine abbiamo raccolto? Un nuovo strano. Volevo dire, mi è piaciuta la boss fight. Beh, direi parecchio simile a quanto avevamo già visto nei Crash precedenti. Nel 2. No.
Era nel 2? Sì, nel 2. Nel 2 era Naito's Brio. Però mi è piaciuta comunque, perché l'hanno rimodernizzata un pochettino. Modalità invertita sbloccata. Rigioca i livelli che hai completato come piace a Enbrio e invertiti. Questi livelli, al contrario, e pieni di frutti Boompa, ti faranno girare la testa e non dimenticarti di raccogliere le gemme. Ok, riaffronta i livelli. Tutti? Ah, però. Ce n'è di contenuti, ragazzi, ma veramente tanti. Il che è assolutamente un bene. Dunque. Skin per Crash, il classico sbloccato. Va nel menu skin, ok. Fica. Oh, finalmente. Finalmente possiamo ritornare ad utilizzare un po' Crash, perché va bene, Coco manca ancora questa, però dai, il buon Crash, il buon Crash. Voglio il buon Crash. Eccolo qua. Ah, bellissimo. Gli effetti delle pozioni di Enbrio. Ok, allora, dicevo, vediamo una... Ho visto bene, cioè le gemme sono raddoppiate. Orco demonio. Orco demonio. Ma state scherzando? Easy. Cioè mi state dicendo che tutti i livelli adesso hanno il doppio delle gemme. Porco demonio. Questi qua li avevo completati, adesso non sono più completati. Che bello. Allora. Si può sbloccare cosa? Vabbè, qui adesso non vedo effettivamente nulla perché... Ok. Non so se ci darà qualcosa in particolare per giocare e finire queste modalità, con questa modalità i vari livelli. Da quel che mi risulta, qui sembrerebbe che ci sbloccano le skin, quelle che sbloccano anche giocando a livello normale. È invertita, non ho capito se è solo una questione dei colori che sbarellano tantissimo o se anche bisogna rifare proprio il livello al contrario, cioè andando indietro. Vabbè, in ogni caso, guadagna 6. Per sbloccare, perfetto. Non so se si può fare la somma, cioè se ne prendo 3 qui e 3 qui mi sbloccano comunque la gemma. O se ne devo prendere per forza 6 qui o 6 qui. Questo non ve lo so dire, sinceramente. In ogni caso, queste sono tutte cose che, ragazzi, rifaremo. Magari, se abbiamo tempo, proveremo qualcosa, ma meglio farlo, insomma, più in là. Adesso c'è già tanta roba da fare. Dunque, direi di interrompere qua. L'episodio non è venuto lunghissimo, solamente 2 livelli. Però direi che ci può stare, dai, un livello un pochettino più tranquillo. Dunque... Qua abbiamo 2 nastri, come vi ho detto, alcuni li ho lasciati per strada. E tra l'altro, la cosa che non mi fa impazzire, cioè... scherzavo? Aspettate, perché prima di dire cavolate... Statistiche del livello... Prima di dire cavolate, vorrei vedere se è possibile... Dove cacchio si vede? Statistiche del livello, ok. Ah, ok, infatti stavo dicendo cavolate... Come voleva si dimostrare. Da qua possiamo anche vedere in quali livelli non abbiamo preso il nastro. Ecco. Questi qua. Questo qua. E va bene. Almeno lo so. Insomma. Ok. Perfetto ragazzi. Direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo vedremo. Abbiamo 2 livelli flashback. Però per il momento forse i livelli flashback li possiamo lasciare un attimo da parte. Vederli poi in fondo. Perché altrimenti non finiamo più con... la storia principale, e c'è anche però il livello di Tauna. Comunque ragazzi, nel prossimo episodio giocheremo con Crash classico, quindi vi aspetto, mi raccomando. Spoiler, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutte le cose di tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.